E da qui è scaturita questa esigenza. Di fatto la delibera è stata già predisposta, è stata già approvata dalla Giunta i primi giorni del mese di marzo. Partiremo il 1° di aprile, ci sarà una riduzione delle aree, un accorpamento dei servizi, ci sarà un livello di macrostruttura che avrà la forma di una piramide dove a fronte di alcune posizioni apicali ci saranno delle posizioni intermedie, mentre prima c'erano soltanto le posizioni apicali e la base, quindi nel mezzo non trovavi nessuno che si assumesse la responsabilità e che fosse gratificato per la responsabilità che si assumeva. Questa è la nostra idea, ma che tiene conto di tutta una serie di obblighi normativi che sono quelli non soltanto di risparmiare, ma anche quello di efficientare i servizi. Dopo un anno e mezzo di amministrazione, dove spesso le incrostazioni erano frutto del sovrapporsi di attività decisionali che spesso non prendevano decisioni, e quindi tu ti trovavi a aver fatto una delibera, aver dato un'indicazione, ma poi non riuscivi a ottenere il risultato di quella delibera perché si fermava tra una direzione e l'altra. Ecco, tutte queste difficoltà che abbiamo incontrato, che ho incontrato, abbiamo cercato di non di superarle integralmente, non penso che riusciremo a ottenere questo, però di evitare che potessero succedere le cose che noi abbiamo riscontrato in questo anno e mezzo. Era un punto del programma, del Certamente, programma elettorale, se non sbaglio, quello di riorganizzare, ma era il forse non punto soltanto principe del mio delle. programma elettorale, della riorganizzazione della macchina amministrativa, ma ci siamo arrivati Sì, per gradi. per Noi gradi, non subito perché sarebbe visto e sarebbe stato attaccabile Ma no, naturalmente noi per tutti. abbiamo avuto la necessità di fare tutta una serie di atti propedeutici. In questo comune non erano previsti i controlli interni, non c'erano le norme relative e quindi gli uffici che si occupassero delle norme anticorruzione e antillegalità. Cioè tutte queste cose. Non c'era una No, gestione di voglio dire, era qualità una che. gestione che si riferiva a un periodo storico diverso. Tutti questi adempimenti dovevano essere fatti, sono stati fatti nei tempi dovuti, quindi per gradi si è arrivati ad completare il processo amministrativo. Una volta completato il processo amministrativo, abbiamo deciso di modificare la macrostruttura accorpando le aree. E si è detto per quali motivi si sono scelte alcune cose piuttosto che altre, e siccome sono io che mi devo assumere la responsabilità, me la sono assunta tutta. So che qualcuno rimarrà scontento, come qualcun altro invece ritengo possa essere soddisfatto, però. Perché effettivamente si passa da 5 a 4 aree praticamente, quindi E viene quindi ci sarà tolta un una. direttore d'area in meno. I dirigenti lo sanno, il decreto anticorruzione ci obbliga alla rotazione. Allora, quindi potrebbe. È una cosa che pensavo. Questo provvedimento ha scadenza il 31 dicembre, quindi in questi 9 mesi faremo le nostre valutazioni. Il 31 dicembre mi auguro che buona parte degli obiettivi che daremo ai dirigenti, forse per la prima volta nella storia, tu valuterai dei soggetti in funzione del raggiungimento o meno degli obiettivi che Quindi dai in tempi utili meritocrazia per finalmente, poter sì. essere valutati. In funzione di quegli obiettivi faremo le nostre valutazioni e quindi ci sarà la possibilità di rivedere quello che è stato fatto. Il problema è l'efficienza. Io mi auguro che si possano dare risposte in tempi più celeri ai cittadini. La mia preoccupazione era questa. E quindi il risparmio alla fine non tocchi i diritti acquisiti dei dipendenti. Colui che non sarà più direttore d'area non prenderà l'indennità per la direzione, ma stiamo parlando solo di quello. Tutti i dirigenti rimarranno dirigenti, nessuno toccherà quello che loro si sono e hanno ottenuto perché vincitori di concorso. Il problema è un altro, mettere davanti ai cittadini una macchina amministrativa che fosse più rispondente alle esigenze attuali. Questa è stata la nostra idea di fondo.